I racconti evangelici delle ammonizioni di Gesù sono sempre molto vivi. Egli non usa mezzi termini, si percepisce l'impeto che lo spinge a usare delle parole forti per scuotere l'animo di chi lo ascolta. Nei suoi insegnamenti Gesù ci ha fatto conoscere un Dio Padre che ci viene incontro, che perdona i nostri peccati e con il nostro poco compie dei segni prodigiosi. Questo ci dà conforto, ma oggi Gesù ci mette in guardia. Forse Dio ha perso molto tempo con noi e questo ci ha convinti che potevamo continuare come prima, tanto la prerogativa di Dio è quella di riprovare con noi all'infinito, di aggiustare le cose, di comprenderci, di perdonarci. Un simile ragionamento non è un atto di fede nel suo amore, ma uno dei peccati più gravi che possiamo compiere. La teologia lo chiama presunzione di salvezza, che tradotto significa che intendiamo Dio come uno che ci salverà comunque, anche se noi continuiamo a fare il nostro comodo, magari per tutta la vita. Con le sue parole dure contro le città che non si sono convertite, Gesù non vuole farci paura, ma vuole spingerci ad avere una fede più adulta, una fede più consapevole che il nostro agire non è senza conseguenza. Una fede che ci dice che è la grazia di Dio a salvarci, a patto però che noi siamo disposti a fare tutto il nostro possibile. E in che cosa consiste il nostro possibile? Nella conversione, carissimi, cioè nella fatica di cambiare mentalità, pensare diversamente, di guardare le cose diversamente, quindi scegliere diversamente. E diversamente come? Diversamente alla maniera del Vangelo. La vera domanda non è se oggi abbiamo sbagliato o meno, ma se oggi abbiamo deciso di cambiare mentalità o continuiamo ad oltranza con la mentalità di prima. Buona e santa giornata a tutti.